Da oggi è attivo un nuovo collegamento ASF Uggiate-Trevano-Rodero con proseguimento per la stazione ferroviaria di Cantello, pensato soprattutto per i lavoratori frontalieri che rappresentano un bacino di diverse migliaia di persone se si contano solo i comuni limitrofi alla frontiera. In questo mese di giugno, grazie alla collaborazione con l'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale, abbiamo anticipato una sperimentazione per il prolungamento della linea C74 da Oggiate-Trevano fino alla stazione di Cantello, con due corse sulla mattina presto per portare, in quella che è la nostra intenzione, i lavoratori frontalieri a prendere il treno. Abbiamo anche prodotto un maggior ordine, separando i bus che servono la Valle d'Aparè, la Valle dei Mulini, creando la nuova C75 che a sua volta avrà una corsa che collegherà con la stazione di Cantello. La frequenza prevista è di 5 viaggi al giorno, andata e ritorno, 2 al mattino con partenza da Uggiate alle 6.25 e 6.52, in coincidenza con i treni in partenza per la Svizzera, 2 alla sera con partenza dalla stazione di Cantello alle 18.20 e alle 19.20, in coincidenza con i treni di ritorno, ed una a metà giornata, tutti i giorni feriali escluso agosto. Il costo del biglietto per la tratta da Uggiate-Trevano a Cantello è di 1,80 euro. Siamo consapevoli delle difficoltà, della fatica anche del trasporto dei lavoratori frontalieri e quindi la prima esigenza è quella di offrire un servizio pubblico ai lavoratori, ai nostri cittadini che lavorano in Svizzera. E la seconda esigenza è quella che comunque si riverbera anche sul territorio del Canton Ticino, quindi cercare di diminuire in complessivamente il traffico dal territorio comasco verso il Canton Ticino e viceversa. Viaggiare su un mezzo pubblico è sicuramente più, diciamo, tranquillizzante, più rilassante che mettersi perennemente in coda mattina e sera per ritornare sulla propria auto.